Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale. Sì, lo so, manco da un pochino tanto qui su YouTube e sui social in generale, ma come saprete YouTube rappresenta solo una mia grandissima passione, così come anche la creatività, ed essi non rappresentano assolutamente il mio lavoro, quindi capita purtroppo di avere dei periodi in cui io non riesca a caricare contenuti su YouTube. Però eccomi tornata e diciamo che sono tornata alla grandissima con queste palline che io aspettavo da mesi, vi giuro da mesi, e finalmente eccole qui. Di che cosa si tratta? Come vedete sono delle palline e sono praticamente delle blind bag, quindi abbiamo un oggetto a sorpresa, quindi l'emozione della blind bag ancora una volta, ma all'interno avremo un mini kit creativo, quindi tramite questa pallina avremo anche la soddisfazione di poter creare qualcosa con le nostre mani. E di che cosa si tratta? È un prodotto distribuito da MGA, sì, cioè l'azienda che produce le LOL, e si chiama Miniverse Make It Mini Food. Quindi all'interno di questa pallina, come potete vedere qui dalle immagini, troveremo dei materiali che ci permetteranno di andare a creare dei cibi e delle bevande in miniatura. Ma la cosa straordinaria è che all'interno di essa avremo anche degli ingredienti in resina UV. Quindi, cioè, è perfetta questa cosa per me e potete capire quanto sono esaltata nell'aprirne uno. Allora, qui vedete due palline, ma io probabilmente ne andrò ad aprire soltanto una perché per il mio video di ritorno voglio proprio godermi questo video. Non voglio stare lì a contare le parole, a fare troppi tagli, perché poi non sono così spontanea, non sono così naturale, quindi beccatevi questo pippone. Si può dire pippone? Sì. Allora, come sempre abbiamo qui un'apertura facilitata, vedete la freccetta? Vediamo se mi facilita la vita. No, perfetto. Quindi niente apertura facilitata, ma non importa. Ah, fra l'altro ci dovrebbero essere due serie di queste palline e questa è la serie caffè. Quindi ci saranno delle cose da creare, tutte quelle che possiamo trovare in una caffetteria, suppongo. Ok, apertura facilitata. Facilitami la vita, please. Comunque, a parte il mio stress con le aperture facilitate che non funzionano, vi volevo far vedere che qui ci sono degli esempi e anche qui, guardate queste ciambelline meravigliose, e in tutte le lingue del mondo probabilmente c'è scritto "sembra vero". Bevande, macedonie di frutta e pasticceria. Io vorrei trovare tantissimo le ciambelline perché sembrano veramente super carine. Ok, dai. No, c'è ancora della plastica, ma seriamente? Ok, credo di aver liberato il tutto. Come potete vedere adesso si vede benissimo, in realtà non si tratta di una sfera completa, ma qui sotto c'è una parte piatta che permette alla sfera di stare perfettamente in piedi e di non rotolare per tutto il tavolo. Bene, quindi apriamo e vediamo che cosa troviamo qui dentro. Allora, un sacco di roba a quanto pare. Ah, ok, qui abbiamo tipo un sottobicchiere, keep cool. Quindi io credo di aver trovato una bevanda, suppongo. Qui ci sono le istruzioni in tutte le lingue. E poi qui abbiamo, questa è molto importante ragazzi, perché oltre ad essere la checklist è anche il nostro ricettario. Vedete qui che carine, ci sono tutte le ricette, cioè tutto quello che dovete fare quando trovate un certo tipo di kit. Oddio che carino, guardate questo,
No, bellissimo, questo è tipo caffè con il caramello e la panna montata, bellissimo. E qui davanti ci sono le foto, vedete, ci sono anche cinnamon rolls, le ciambelle di tutti i tipi, le macedonie, i bubble tea. Stupendo, e anche le tazze con i cereali. Meraviglioso. Beh, io spero comunque sempre nelle ciambelline, ma non credo, visto che ho trovato il sottobicchiere, quindi a questo punto spero di aver trovato uno di questi, oppure anche il bubble tea. Vediamo un pochino. Allora, ho trovato anche questi due oggetti, le pinzettine che serviranno per le creazioni e questa cosa qui che ancora non riesco a capire a cosa possa servire e ci penseremo dopo però. Allora, io direi di cominciare ad aprire le bustine. Qui c'è scritto Have a sunny day. Ok. Sì, che bello! Whipped cream. Quindi ovviamente abbiamo trovato la nostra panna montata. Mi viene da piangere, ragazzi, perché devo ancora andare ad aprire queste cosine molto facilitate. Eccola qui, l'ho liberata e andiamo ad aprire. Si tratta di un ciuffettino di panna. Guardate che carina, fatta benissimo e guardate quanto è piccina in confronto alle mie dita. Benissimo, la rimettiamo qui. Cioè, ma che cosa carina! Questo si chiude proprio, eh? Poi andiamo ad aprire questo che ci dice Thank you, have a sunny day. Ok, qui sono tutti molto allegri alla MGA comunque. Ok, e abbiamo ovviamente il nostro bicchiere, super semplice, super easy. Poi Happy Sun Farms, made fresh. Ok, oh, grazie al cielo. Ma no, vabbè. Allora, cioè, questa è una confezioncina che adesso riuscirò ad aprire. Sì, guardate che meraviglia! E ci sono le fettine di ananas e hanno questo taglietto, quindi io penso che siano fatte apposta per essere messe sul bordo del nostro bicchierone. Cioè, comunque la MGA per fare queste cose in miniatura, nel dettaglio, cioè è veramente la numero uno, la numero uno. Ce l'ha dimostrato con le LOL e questa cosa è meravigliosa. Ok, keep cool. Scusate, non avevo letto la bustina. E qui abbiamo il juice, quindi è proprio il succo di ananas, good stuff, quindi è roba buona. E qui dentro c'è sicuramente contenuta la nostra resina UV in questa boccettina che vedete si svita come una bottiglia normale, cioè tutto, è tutto troppo bello. E poi qui che cosa abbiamo? Ci sono... Ah, c'è la cannuccia, no? Vedevo il coltello disegnato, dico, ma che ci serve? Quindi c'è la cannuccetta blu. Ok, allora vado a cercare la ricetta. Eccola qui e si tratta di un frappè all'ananas. Allora, la cosa è questa. Potete tranquillamente, perché ci sono le tratteggiature e le guide, suddividere il vostro ricettario e andare a prendere la ricetta che vi interessa. Benissimo, eccola qui e credo sia molto semplice perché comunque sia ci dicono di versare il nostro succo di ananas all'interno del bicchierone verde. Loro ci dicono di far catalizzare la resina lasciandola per 5-10 minuti sotto il sole, ma io utilizzerò ovviamente la lampada UV perché ce l'ho.
Poi ci dicono di mettere un altro gocciolino, quindi non dobbiamo metterla tutta di resina UV sopra questa già catalizzata, perché poi ci servirà da collante per il ciuffetto di panna e gli spicchiettini di ananas. Non vedo l'ora di iniziare. Bene, quindi posso andare a versare il contenuto dentro il bicchiere. Ok, ho messo questo livello di succo e purtroppo sembra non ce ne sia altro all'interno, ma io comunque ho fiducia e adesso vado a posizionare la mia cannuccina. La vado a mettere anche un pochino storta, forse è più carina così. Però dopo non so se mi ci va la panna. Vediamo quanto è grande, forse la devo mettere più dritta per far entrare anche la panna. Ok, la lascio così, sì. E poi, come vi dicevo, io vado a farla catalizzare con la lampada UV. Ok, il primo strato di resina si è asciugato, come potete vedere, molto carino. E adesso andiamo a mettere il secondo strato, sperando che ce ne sia ancora un pochino. No, è uscito. Avendo seguito alla lettera le istruzioni, ci dovrebbe essere abbastanza succo. Infatti sta uscendo. Adesso magari mi aiuto con questo bastoncino di silicone per andare a metterla, per spianarla un pochino. E adesso andiamo a prendere la nostra panna finta e ce la... No! Forse per questo che davano in dotazione delle pinzette. E adesso io vorrei mettere un filino di resina UV qui. E dove la mettiamo? Io la metterei qua. Così, sì, oddio quanto è carina. E lo voglio bello ricco il mio smoothie, quindi ce ne metto un'altra. Ce ne metto entrambe le fettine. Ok. Vado a catalizzare sempre sotto la lampada. Ed ecco qui il mio smoothie, ragazzi, e devo dire che è super super carino. L'unica cosa che posso dirvi è che avrei dovuto avere più fiducia nelle proporzioni del succo, perché avevo paura non mi bastasse per fare lo strato, il secondo strato, e quindi la mia panna è un pochino affondata nel succo, ma devo dire che è super carino con queste fettine di limone, mi piace tantissimo. Questo è il suo sottobicchiere. E fra l'altro, mentre era a catalizzarsi, ho capito che questo pirulino serve come, diciamo, manico per questa parte, perché secondo me la palla si può trasformare in un espositore, cioè voi mettete qui dentro la vostra bevanda o comunque il vostro mini cibo che avete appena creato, e poi potete richiuderlo così con la pallina. E credo sia questo, insomma, quello a cui serve. E questo è il risultato finale. Guardate quanto sono carine queste cosine, mi piace da morire.
Bene ragazzi, volevo un attimo fare un discorso conclusivo per dirvi la mia rispetto a questi Make It Mini Food. Devo dire che mi sono divertita davvero tantissimo a creare il mio minuscolo smoothie all'ananas. Sì, è stato puro divertimento, anche lo spacchettamento rappresenta una vera e propria esperienza di gioco e le cosine che trovate al suo interno sono talmente piccole e carine che cioè, vi fanno sorridere, vi mettono davvero di buon umore, fatte benissimo, qualità altissima. Quindi non posso che consigliarvi queste palline, anche se detto tra di noi, potete anche rimediare tutti i materiali per poter fare queste cosine anche tranquillamente per conto vostro. Io avevo già fatto mi pare un solo video, forse un paio di video in cui andavo a creare delle bevande e dei piccoli cibi in miniatura come questi, sempre utilizzando la resina e anche il fimo. Però diciamo che questo è un'altra cosa, perché avete comunque la sorpresa, avete l'emozione di andare a spacchettare tutte le bustine, insomma è veramente veramente una cosa adorabile, io ve la consiglio tantissimo. Quindi ragazzi, adesso fatemi sapere cosa ne pensate voi giù in un commento e fatemi sapere se volete altri video come questo. Magari ovviamente le prossime volte andrò più veloce perché già conosciamo il prodotto. Qui mi piaceva proprio prendermi il mio tempo e spiegarvi tutto passo dopo passo. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un enorme bacione e ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao!